a Clarkson, avete pareggiato con la Carloforte e siete in promozione. Adesso puoi tirare un sospiro di sollievo. Finalmente, sì, è stata lunga. Lunga perché finire oggi, 22 maggio, è tosta, però ne vale la pena. Esatto, ne vale la pena perché quando si festeggia... Quando i risultati sono questi, ne vale la pena. Senti, la Fulgar ha vinto il campionato nella stagione regolare, però salire in promozione con questi spareggi non è mica male. No, no, è bello lo stesso. Poi, insomma, avrei preferito vincere il campionato ed evitarmi questa sofferenza, però no, a parte le battute, bellissimo, sensazioni incredibili, poi... Questi ragazzi, la società se lo meritano, è veramente dedicata a loro perché se lo meritano. Con la Ferrini cercava una risalita dopo la retrocessione di qualche anno fa, una rivincita che cercava anche Andrea Clarkson. Ma diciamo che sono contento, così sono contento, vai. Va bene così. Senti Andrea, un voto alla stagione per i tuoi ragazzi? 10. C'è qualcuno che ti ha stupito in particolar modo? No. C'è qualcuno che è cresciuto più di altri? Ragazzi molto, diversi fuori quota che sono cresciuti, però adesso sarebbe brutto fare nomi, tutti, perché anche oggi l'abbiamo dimostrato soffrendo, perché la partita ai punti meritava il Carloforte, cioè, sarei un bugiardo a dire il contrario, ma con la voglia, il sacrificio, ci siamo tenuti aggrappati da questo 0-0 che ci porta in promozione. Ecco là, occhio che sta arrivando! Ti riprendiamo, senti, ci sta, un gavettone alla fine ci sta, alla squadra è permesso anche questo. È giusto così. Senti, l'anno prossimo cosa si dice? Andrea Clarkson resterà da Ferrini o si deve ridiscutere tutto? Ma no, non ho parlato con la società perché eravamo chiaramente presi da questi spareggi, ora ne parleremo, ma insomma, penso di sì, per quel che mi riguarda non c'è ombra di dubbio, sì, sono stato bene, sono contento e mi piace... L'idea di proseguire questo progetto, di far crescere giovani, io ho giocato tutto l'anno con 3-4 fuori quota, l'obbligo era uno. Quindi se la società è d'accordo io... Ma la società, visti i risultati, dovrebbe avere pochi dubbi. Nel calcio non si sa mai, lo sai meglio di me, nel calcio non è mai detto. Va bene, ringraziamo Mr. Clarkson, tanti auguri grazie per la promozione. Mille. Grazie a tutti.